Partiamo da alcuni presupposti. Ci ricordiamo tutti che nel mese più o meno di aprile, poco più poco meno, Carmelo Lavorino tirò fuori l'ipotesi che Viviana fosse caduta in un pozzo, un invaso di circa 5 metri e che fosse quindi probabilmente affogata, perché questo pozzo doveva contenere dell'acqua. Molta gente lo ha irriso in quanto questo pozzo non era localizzabile, non esisteva, non si capiva dove potesse essere, di conseguenza la sua teoria cadeva ancora prima di nascere. Però noi, in particolare mi riferisco a me e Riccardo, abbiamo provato a cercarlo seguendo le logiche in un punto ben preciso, ovvero vicino al laghetto. Adesso vi farò anche rivedere alcuni momenti di quelle ricerche. E questo era suffragato da varie ipotesi, una delle quali era che nei primi giorni si disse che Viviana camminava sul sentiero adiacente all'autostrada in direzione Palermo e che stesse quasi per giungere al rifornimento, quello che poi diventò il campo base. Ovviamente non fu questa l'unica testimonianza che ci potesse far credere che Viviana andasse da quella parte. Se lei avesse realmente scavalcato il guardrail invece che risalito la collina, come solo poi si disse, obiettivamente sarebbe stato più logico che imboccasse quella strada che andava dritta dritta appunto verso il rifornimento piuttosto che risalire la collina. E poi non ci scordiamo mai del fatto che nei primi giorni i testimoni avevano fatto capire di trovarsi in un'area di sosta circa 700 metri dopo la galleria di Pizzo Turda. Solo in seguito fu precisato, e quindi comunque anche questo è discutibile come tutto il resto delle cose che hanno dichiarato loro, che invece i testimoni sarebbero fermati nell'area di sosta del casello subito dopo Pizzo Turda. Per cui, come vi ho detto, fra marzo e aprile cercammo prima un ponte, perché si era detto in quei giorni, l'aveva detto Carmelo Lavorino, che Viviana era caduta da 5-8 metri, e poi cercammo un invaso perché, secondo Carmelo Lavorino, era caduta in un pozzo che conteneva dell'acqua. E lo cercammo in una zona ben precisa, non avendo comunque elementi sufficienti per indirizzare in alcun modo la ricerca, fino a ieri, quando dei nastri, che abbiamo trovato fortunosamente perché ho visto la polizia frugare nella spazzatura, da lì mi sono incuriosito, sono andato a cercare il punto per vedere che cosa ci potesse essere, e casualmente, perché non c'è una connessione tra la polizia che fruga e i nastri, come qualcuno vuole fare credere d'aver capito sul canale, casualmente ho trovato questi nastri. Quindi, prima di passare ora ad analizzare bene la situazione di quell'area di sosta, questo è il ponte che sta per giungere a Pizzo Turda, direzione obbligata. Vi faccio vedere questo punto in cui le auto che stanno proseguendo verso Palermo si intrufolano nella corsia che sto, guardate, ecco qui a sinistra, e guardate a destra questa area di sosta. Qui è possibile, come avete ben capito, per chi si immette, se non arrivano macchine dall'altro senso, fare un'inversione di marcia e prendere la corsia Palermo-Messina, come quella che sto facendo io. Quindi voi state venendo, qua siamo a circa 2 km da Pizzo Turda, state venendo da Messina, fate inversione lì e tornate subito, ecco il ponte in alto. Lo vedete il ponte in alto, di cui si è parlato, adesso continueremo a parlare anche in questo video, perché subito dopo questo ponte in alto, che attraversa l'autostrada congiungendo la stradina sotto Pizzo Turda, guarda caso, con quella sopra, c'è l'area di sosta di cui ci siamo iniziati ad occupare esattamente ieri, per caso, ma sono venute fuori delle cose sicuramente interessanti. Fermiamoci in questo punto e poi ripartiremo dopo da qui. Questo è compatibilissimo. Questo ponte ha l'altezza che dico io. C'è una macchina. No, quello è abbandonato. Ah, okay. C'era pure a settembre c'era. Me la ricordo. Sì, anche la vegetazione sottostante è perfetta. Dobbiamo entrare qua dentro. Aspetta, mi devo ricordare. Questo ponte si trova in prossimità dei laghetti e si trova, questo si trova, diciamo, rispetto all'IP 2 km più su. Cioè, in pratica da qui ci troviamo a circa 1,2 km dalla statale, e la statale poi 400 metri, diciamo, giungeva all'IP, perché non c'è una discesa diretta che porta all'IP. È un ponte di un'altezza, volendo, compatibile. L'altezza non è male questa, eh? È perfetta.
Vero, sì, sì. Sì, sì. 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 Ce n'è un altro più avanti. Questo è perfetto. Ed è l'IP è proprio qua sopra, qua giù. Questo è il ponte più vicino all'IP. L'altezza è perfetta e siamo... Il guardrail non è nemmeno troppo alto. Qui siamo... Aspetta che... Siamo a 1.4 da Pizzo Turda e esattamente a 400 metri dall'area di sosta dove c'è la stradina adiacente. Quindi questo rientra nei parametri sia di distanza che di altezza. E l'area di sosta di cui vi parlavo qui a 400 metri è proprio quella dove poi abbiamo trovato i nastri rossi, ovviamente nella carreggiata opposta. In più, alla destra troviamo maiali selvatici, asini e chi più ne ha più ne metta. Se va, l'IP passa in mezzo a questa proprietà con mucche e deve per forza passare da questo cancello. Sì, qua lo vedi dov'è? Qui a sinistra abbiamo il laghetto indicato anche dalle sensitive, che è stato anche ispezionato nei primissimi giorni dai sub. Questa strada sterrata dritta dritta porta a circa 1,8 km, dove si ferma la macchina di Viviana. Ma il bello è che, percorrendo la direzione Palermo, si sbuca proprio su quel ponte che passa sull'autostrada, eccolo qui. E lo vedete benissimo, anche da queste inquadrature, che la strada poi vira a sinistra. Poi dall'alto vedremo meglio tutto il rifornimento. Dista circa 1,5 km a scendere, mentre dal lato opposto a questa inquadratura, qui stiamo inquadrando dal lato Palermo, direzione Messina, c'è quell'area di sosta di cui ci stiamo occupando adesso. E c'è ovviamente un sentiero, quindi terminando il ponte, girando a sinistra, un sentiero porta con 150 metri esattamente alle spalle di quei nastri rossi visti nel video di ieri, a cui ci riavvicineremo dopo. Questo sentiero non solo gira a sinistra, c'è una stradina sterrata percorribile non con mezzi, quantomeno non con auto, che porta esattamente alla parte posteriore dell'area di sosta dell'autostrada. Puoi arrivare qua. Sai anche perché? Perché qui vedi finalmente la strada grande asfaltata e credi che ci siano delle case, mentre il sentiero lo vedi continuare ancora chissà quanto. Quindi potresti effettivamente venire a chiedere informazioni. Chiaramente la prima cosa che pensano molte persone è che sia improbabile che Viviana si trovi da quel lato della carreggiata, perché quella è un'autostrada e non è facilissima da attraversare, ma si sbagliano in pieno. E qua c'è un'altra spiegazione che anzi accresce la possibilità che quel posto c'entri, ovvero questa area di sosta si trova proprio all'altezza, come avete visto prima, del ponte. Il ponte ricongiunge proprio questi sentieri. Viviana viene vista nei primi giorni, secondo alcune testimonianze, percorrere questa stradina, come abbiamo detto, dirigendosi verso al rifornimento e passare quindi nei pressi dei laghetti, tanto che lì viene cercata. A questo punto, proseguendo solo di 150-200 metri, trova il ponte che la porta dal lato di là. Attenzione, lo trova lei o questo ponte lo trova chi la vuole fare sparire. Attraversato il ponte, vedete in tutta una distanza di 350 metri, esiste un sentiero di 50 metri che vi porta dove c'è, cosa c'è esattamente in quell'area di sosta, lo vedremo più avanti in questo video, non è ancora il momento, ma tenete conto quindi che questo percorso vi porta con assoluta facilità dall'altro lato dell'autostrada dove abbiamo visto quei nastri rossi ieri. E come vi sto facendo vedere, io Riccardo Dall'Acqua, eravamo lì molto prima di questa scoperta dei nastri rossi, quindi lui in particolare era convinto da tempo che qualcosa andasse cercata dal lato superiore della montagna, e io, seguendo alcune tracce o piste, ero arrivato diciamo pure in quella zona lì. Quindi noi non ci siamo trovati lì solo dopo aver visto questi nastri rossi, ma avevamo dedicato gran parte di quel video a ispezionare proprio questi 200-300 metri. Seguiamo anche così il percorso per capire meglio. La stradina sterrata è questa, che costeggia il laghetto, viene direttamente dal casello di Pizzo Turda, continuando dritto interseca il ponte, si attraversa il ponte, lì c'è un cancelletto di ferro filato che basta sciogliere per passare, come tutti i passaggi di quella zona. E come vedete c'è questa stradina sterrata che porta proprio dietro al casello.
frontalmente di spezzato. Però la testa pure non ti sanguina. Non devi sbattere più testa. Sì, certo, dipende come cade. Applanare. Dipende come cade. Però chiaramente non è questo. Sì. Allora ha percorso 1,4 km ed è sbucata qua. Qui vede una strada che continua ancora piccola e non si sa per quanto, magari all'infinito. Invece a sinistra vede una strada asfaltata con dei segni evidenti di civiltà. Si può chiaramente accedere. Può provare, sì, no, quello glacciare l'ho già fatto vedere tante volte. Potrebbe anche soltanto slacciando quella cordicella laterale, è fatta proprio per far passare le macchine. Potrebbe anche soltanto trovare momentaneo alloggio e riparo. Sì, sì, nel magari momento in non cui non trova nessuno, ma magari trova anche dei cani. Certo. Che aggrediscono. O comunque già maiale, abbiamo visto che ce n'è un adulto e uno più piccolo. Quelli più piccoli dobbiamo sempre considerare l'ipotesi che al tempo fossero cuccioli. Come vedete, quindi, io e Riccardo ad aprile, quando eravamo a fare questo video, supponevamo con grande tranquillità che lei potesse effettivamente essere giunta alla fine di questo ponte. E alla fine di questo ponte siamo a 80 metri da quei nastri rossi. E il percorso per accedervi, ripeto, non è assolutamente improbabile, poiché c'è una strada sterrata che da qui, da questo punto che vedete, va esattamente a finire dietro all'area di sosta che c'è in autostrada. Ricordiamo che tra l'altro questo ponte, che è quello di cui abbiamo prima parlato, adesso siamo tornati indietro, fa parte di quel tragitto posto inspiegabilmente per mesi sotto sequestro. La parte finale dove non c'erano i birilli, e nonostante ancora siamo distanti dal punto in cui c'è l'altro cavalcavia non agibile, già qui erano apparsi dei birilli. Adesso ancora nel tentativo di farvi capire bene, diciamo, la morfologia del territorio, percorro la stradina sterrata che c'è sotto l'autostrada, quindi lato mare. Qui c'è l'area di servizio dove dicono di essersi fermati inizialmente i fidanzati e testimoni del nord, dove mi sono fermato poi anche io. Sì, questa è l'area di sosta che viene segnalata dai primi giornalisti, che in realtà poi non c'entra niente, ma questo. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio, quindi qui ci troviamo nell'area di sosta, inizialmente indicata dai fidanzati e dai testimoni, 700 metri dopo Pizzo Turda, che è l'area di sosta della carreggiata opposta a quella dei nastri rossi. Qui i nastri rossi non ce ne sono. Quindi i nastri rossi, fra tutte le aree di sosta, perché tra l'altro mi ero fermato in tutte tranne che proprio in quella, e nastri rossi non ne avevo mai visti da nessuna parte. Questa invece a sinistra è la strada che stavo costeggiando nel video che si stava svolgendo prima di staccare sulla fermata in quest'area di sosta, e da cui riprenderemo adesso il tragitto. Quindi torniamo in quella stradina a fianco a sinistra. Quindi Viviana qui ci può arrivare con estrema facilità. Abbiamo visto che da questo punto in poi, proseguendo 200 metri verso Palermo, il ponte vi porta dall'altro lato, e guardiamo con quale facilità questa strada allo stesso modo vi riporta dove lei resta a piedi, dove quindi è plausibile che se scenda inizia a percorrere una strada del genere, che poi è tra l'altro la strada che percorrevano anche gli stessi Mondello in quei giorni quando andavano a fare le ricerche, perché come raccontò lo stesso Maurizio, solo il primo giorno gli fu consentito di salire dalla sbarra, quella che c'è sulla statale. Negli altri giorni trovarono quella strada chiusa e dovettero sempre fare questo percorso, che è quindi quello che sbuca proprio a 300-400 metri dal rifornimento che diventò campo base. Qui c'è l'altro ponte, risalito il quale già si trova quel punto in cui Daniele Mondello, non rispondendo ai giornalisti, andò verso la campagna. E mi è stato chiesto tante volte anche di riproporre il video delle ricerche, lo faremo il 19, proprio in occasione dell'anniversario del ritrovamento di Gioele. Ecco, la strada quindi risale, adesso vira a destra e dopo un breve rettilineo, questo è il punto in cui generalmente si accalcano gli animali, ma questo lo avete visto tante volte. Adesso risaliamo quindi la stradina, che è agibile e percorribile con facilità, e laggiù in fondo, già nelle ricerche del 19, Daniele arrivava, perché se vi ricordate scese proprio in questa vallata seguito da giornaliste e troupe televisive. Poi quando risalì per tornare, l'amico gli passò lo zaino, loro si fermarono a bere e dopo, una volta ripartiti, scesero verso il traliccio. A quel punto erano già più o meno le 10 e stava per arrivare la notizia del tragico epilogo. Qui abbiamo già vista quindi la galleria di Pizzo Turda laggiù, e qui a destra ci sarebbe la famosa insenatura nel guardrail, dove si disse che lei aveva scavalcato percorrendo i famosi 200 metri lato Palermo, proprio qui a destra. E quindi, come vedete, se lei scavalca da qui, proprio da questo punto,
le viene automatico, guardate lì c'è il casello dove accade tutto, le viene automatico quindi fare queste poche centinaia di metri, trovarsi al laghetto trova il ponte, superato il ponte c'è quel famoso punto con i nastri rossi trovati ieri, per cui situazione di percorribilità semplicissima qualora lei davvero fosse qui. Viviana arriva a quell'area di sosta se percorre la stradina che abbiamo appena fatto con la macchina, ma ci sono delle alternative. Quindi torniamo, come abbiamo detto, nella zona emblematica di Pizzo Turda, che è questa, qui a sinistra viene ritrovato Joel, 100 metri qui a sinistra, a destra abbiamo il casello. L'altra pista che porta a quell'area di sosta, seguendo però ovviamente un'altra strada, è quella che vede le segnalazioni dei testimoni collocare Viviana di sopra, quindi non scendere verso il mare ma salire. A destra vediamo degli alberi, a sinistra non ci sono alberi, ci sono ramoscelli e vegetazione. Questo è importantissimo, notiamolo meglio dalle immagini di Google e dopo vi spiego il perché. Adesso ricordiamoci che io in queste immagini sto riprendendo da dove si trova la fidanzata. La mia destra è lato montagna, quindi lato dove c'è l'altra carreggiata, e non lato sinistra, quindi lato casello, ricordiamocelo. Mi ha aggiunto di aver visto la stessa donna che, sempre con il bambino in braccio, scavalcava il guardrail e si dirigeva verso gli alberi, al lato destro della strada. A mio avviso c'è poco dubbio, il lato destro è il lato altra carreggiata e gli alberi sono sicuramente quelli appunto verso l'altra carreggiata. Quelli che si trovano fra le due carreggiate si chiamano alberi, mentre quelli che si trovano nel giardinetto antistante al casello non li chiamerei alberi, perché quello è un punto in cui si nota più vegetazione, rametti e cose così. Gli alberi sono chiaramente quelli nell'altra carreggiata. Quindi a mio avviso la fidanzata sembra confermare che questa Viviana vada verso l'altra carreggiata, quindi in tal caso attraversa l'autostrada, inizia a percorrere, probabilmente in questo caso perché si vuole allontanare da qualcuno. Se voi volete sfuggire a qualcuno fate un qualcosa di eccessivo, come attraversare un'autostrada pensando che il vostro inseguitore non lo farà, che non si allontanerà dal proprio mezzo. Quindi attraversa l'autostrada, inizia a percorrerla in direzione Palermo dalla carreggiata che va verso Messina, così magari se si ferma qualche macchina lei potrebbe anche chiedere un passaggio per tornare verso Venetico. Ricordiamoci che senza cellulare non ha altro modo di chiamare i soccorsi. Il bordo strada vicino al guardrail consente più o meno una camminata, sicuramente è meno difficoltoso che scalare la collina e riuscire a uscire dal bosco dal lato di là. Camminare dietro questo guardrail fino a quell'area di sosta è possibile, però non ci sono avvistamenti. Cioè diverse macchine avrebbero dovuto notarla camminare in questo caso. Vediamo le distanze, perché qualcuno pensa anche che questa strada sia eccessiva da percorrere col bimbo. Da dove si posteggia l'auto al traliccio sono in linea d'aria 550 metri, ma in realtà il tragitto da percorrere è di almeno 900 metri, un chilometro, perché bisogna scendere dall'altro lato della collina e poi virare, non si può andare dritti nel modo più assoluto. Mentre arrivare all'area di sosta, la distanza di un chilometro è più o meno effettiva. La pista che invece dice che lei passi sempre a fianco all'autostrada con la carreggiata Palermo-Messina, però stavolta non costeggiando la rasoterra, quindi non essendo vista dagli automobilisti, perché passerebbe in alto. Questa è la ipotesi su cui si basa da tempo Riccardo Dall'Acqua. Questo passaggio allora era aperto, poi è stato chiuso. Qui ci si mette sul ponticello della proprietà dei maiali, a sinistra si sbuca il famoso cancello alto 1,70 m e si sbucherebbe poi da lì nella zona che porta verso il mare. Ma c'è questo sentiero alle spalle, da dove io ho visto appunto sbucare un maiale gigantesco, vi ricorderete, che porta appunto in direzione Palermo, costeggiando per almeno 600 metri l'autostrada, poi quel viottolo diciamo che finisce, però ci sono dei sentierini più piccoli percorribili ancora. Quindi ricapitolando, lei sbucherebbe sopra la collina, quindi qua siamo sopra le gallerie, percorrerebbe questo sentiero che poi finisce, ma tramite i campi costeggerebbe la corsia Palermo-Messina fino a giungere in quell'area di sosta. Quindi abbiamo visto quattro metodi in cui Viviana poteva essere giunta a quell'area di sosta: presa da una macchina che poi fa inversione, camminando fuori dalla corsia lato mare e poi quindi scavalcando il ponte, costeggiando invece l'autostrada dopo aver attraversato la carreggiata come indicato dalla fidanzata. Questo è il percorso più semplice perché non esce mai dall'autostrada ma dovrebbe essere vista. Infine questa ipotesi fatta da Riccardo Dall'Acqua. Ed è adesso il momento di andare quindi a vedere esattamente la situazione
dove ad ottobre c'era questo nastro rosso. Qualcuno ha detto che questo nastro rosso stava a sottintendere che c'era una zona da evitare perché è solo pericolosa. Se così fosse, il nastro rosso dovrebbe esserci anche adesso perché il pericolo non è finito. Ma invece, guarda caso, a ottobre c'era e ora non c'è più. Anche lo stesso Riccardo Dall'Acqua, che è uno che se ne intende, ha confermato che quei nastri sono in tutto e per tutto identici a quelli usati dalla procura, che con quei nastri ha bloccato solo l'area di Gioele, l'area del traliccio e l'area che collega il traliccio a Gioele, quindi solo dei punti salienti. Per cui se la procura blocca questo punto, lo ritiene saliente quanto i punti dove vengono trovati i corpi. Quindi un punto che in quel momento, secondo la procura, sarebbe stato fondamentale. Ma parliamo di ottobre, perché le immagini prima viste risalgono a ottobre 2020. Quindi, nastrini rossi per protezione? Allora, dovrebbero esserci tuttora. Vediamo. I nastri, invece, sono lì totalmente distrutti e consumati, segno che furono messi esattamente un anno fa, quindi ottobre 2020 erano nuovi, adesso c'è solo qualche pezzo tagliato e sono totalmente scoloriti. Ma la cosa più importante, ora che abbiamo fatto questo studio che ci ha fatto capire come il posto sia raggiungibile nonostante si provenga dall'altra carreggiata, perché vedete qui a fianco alla staccionata, diciamo, c'è il sentiero che porta al ponte, quindi è facilissimo arrivare. Da capire adesso se quindi questa zona può centrare, visto che è stata chiusa. Ricordiamo anche un'altra cosa. A ottobre la procura non sapeva dell'importanza dei pozzi, perché non sapeva della tesi di Lavorino. Intanto questo Spider-Man ricorda molto i giochi di Gioele. Non voglio pensare che c'entri, ma Gioele era sicuramente fissato con l'uomo ragno, perché l'abbiamo visto in tante immagini. Quindi la procura aveva cercato loro in un pozzo in quanto caduti, ma non c'era ancora la tesi di Lavorino, quindi non sono state fatte accurate analisi. Ed ecco che qui c'è un invaso. Allora, qui l'acqua, vi posso dire che era a una profondità di circa 2 metri, ovvero a circa 2 metri si vede dell'acqua. Ricordiamo anche che è un periodo di grande siccità, ciononostante qui l'acqua c'è tuttora, mentre al fiumetto che circonda il casello di acqua in quel periodo non ce n'era, come non ce n'è mai quando c'è siccità. Questa zona, che è proprio in prossimità del laghetto, anzi l'acqua del laghetto probabilmente passa proprio da qui, questa zona ha acqua anche in questo periodo. Però 2 metri sono troppo pochi, per come dice Lavorino. Allora attenzione a questo sentiero che c'è sempre qui, quindi sempre raggiungibile. Guardiamo meglio, quindi probabilmente quel canale interno porta al laghetto l'acqua. Siamo nella zona circondata dai nastri rossi e guardate che cosa c'è qui. C'è il pozzo che più di ogni altro può rappresentare quanto detto da Lavorino. Intanto un bambino ci può anche accidentalmente cadere dentro e qui dobbiamo dire che l'acqua era presente, ma l'altezza diciamo che era di almeno 4 metri. Quindi l'acqua a 3-4 metri significa che il pozzo o l'invaso, chiamatelo come vi pare, può essere di almeno 5 metri, veramente alto. Se uno... Sono stato molto attento perché cadendo là dentro avrei fatto sicuramente una brutta fine. Non c'è un posto migliore nella zona che rappresenti l'idea di Carmelo Lavorino se non questo, e abbiamo visto che è anche estremamente raggiungibile in svariati modi. Quindi corpi messi lì dentro e dopo corpi spostati nella notte. La procura, ripeto, quando analizzò questi pozzi, se lo fece, e quindi prima di circondare l'area dei nastri rossi, lo fece solo con l'intento di trovare Viviana. Ma non pensava alla morte lì dentro nel momento in cui non la trovò, poiché l'ipotesi di una caduta lì dentro, di un annegamento dopo di uno spostamento, la fece Lavorino solo molti mesi dopo. Per cui in questi pozzi sicuramente non si sono fatti accertamenti adeguati al fine di capire se lì dentro davvero lei e il bimbo potessero essere caduti. Anche quello... quella specie di giocattolo di Spider-Man, telo, non ho capito bene cos'era, potrebbe essere un indizio, però dopo un anno sarebbe un po' impensabile credere che i giocattoli di Gioele potessero ancora essere in zona. Certo, se Daniele Mondello riconoscesse in quella cosa qualcosa del figlio, sarebbe a dir poco clamoroso. In ogni caso, adesso per concludere ripercorriamo il tragitto che ci porta alla galleria di Pizzo Turda. Vedete, il guardrail ha sempre uno spazio dove si potrebbe camminare. Ma allora io mi chiedo, ve l'ho già detto prima, come mai nessuna auto che transita dice quella mattina di avere visto una donna camminare al bordo dell'autostrada? E già, comunque, siamo in prossimità di Pizzo Turda, quindi la distanza è a dir poco irrisoria. Lassù, come vi ho sempre detto,
c'è la collina e la discesa che vedete qui a sinistra, totalmente aperta a vista di chi transita l'autostrada. Quindi se Viviana quel giorno esce e poi scende per lasciare Gioele giù, tutte le auto in transito devono vederla passare da lì. Lo vedete? Quella strada la deve fare per forza. E qui, se mai avesse attraversato, cosa fattibile perché c'è anche un'intersezione da utilizzare in caso di lavori in corso che lì sono ormai una consuetudine, ecco, avrebbe poi scavalcato qui a destra dove c'è il muretto di un torrente di scolo, ma veramente questo sarà di mezzo metro, un metro, quindi lì non può sicuramente essere successo nulla.